in questa prima videolezione approfondiremo gli aspetti legati all'individuazione del campo di competenza del SUAPE, quindi quali procedimenti e quali interventi rientrano nel campo di competenza del SUAPE, quali sono le esclusioni e le eccezioni, i riferimenti normativi che regolano il funzionamento del SUAPE, lo sportello unico per le attività produttive e l'edilizia. In particolare vediamo la legge 24 del 2016, legge regionale istitutiva del SUAPE, successivamente modificata dalla legge regionale 1 del 2019. Mentre con la deliberazione di giunta regionale 4919 del 2019 sono state approvate le direttive regionali SUAPE nella versione oggi vigente e la tabella di ricognizione dei regimi amministrativi. Per consultare la normativa aggiornata è sufficiente andare sul sito Sardegna Impresa, cliccare su Sportello Unico e quindi su Normativa. In questa sezione possiamo trovare le leggi regionali di riferimento, le direttive aggiornate, la tabella di ricognizione dei regimi amministrativi, le linee guida per le procedure di controllo e anche le norme statali di riferimento, oltre ad alcune circolari applicative che riguardano specifiche tipologie di attività. La competenza del SUAPE si articola su tre assi fondamentali. Il primo è relativo alle attività economiche e produttive di beni e servizi, quindi qualsiasi attività economica e produttiva di beni e servizi si rivolge al SUAPE per acquisire i titoli abilitativi necessari per l'avvio nel corso dell'esercizio dell'attività e fino alla sua cessazione. Il secondo ambito di competenza del SUAPE è relativo agli interventi edilizi ad iniziativa privata, che sono riferibili sia a edilizia privata residenziale che a impianti produttivi. Il terzo campo di competenza è infine relativo alle manifestazioni o eventi culturali e di pubblico spettacolo, sempre quando connessi ad attività economiche produttive di beni e servizi. Il SUAPE è competente per tutte le pratiche che riguardano l'esercizio di attività economiche e produttive di beni e servizi. Secondo la definizione che è data dalla legge regionale 24 del 2016, sono attività economiche e produttive di beni e servizi tutte quelle attività economiche private non salariate aventi normalmente quale corrispettivo una forma di retribuzione. Quindi sono attività svolte dietro pagamento di un compenso. Ci rientrano sicuramente tutte le attività di carattere imprenditoriale nel settore industriale, commerciale, artigianale, ma anche agricolo nei settori normali dell'economia. Ci rientrano le libere professioni, ma ci rientrano anche alcune attività svolte da soggetti privi della natura giuridica di imprenditore che tuttavia rientrano in questa definizione, come ad esempio la somministrazione di alimenti e bevande da parte dei circoli privati aventi finalità culturali, sportive, ricreative, come ad esempio i bed and breakfast, che sono strutture ricettive non svolte in forma imprenditoriale, o come ad esempio le attività dei servizi sociali per la prima infanzia, asili nido e simili, gestite da ONLUS, cooperative sociali e simili. Il SUAPE è competente su qualsiasi intervento edilizio ad iniziativa privata. Sono interventi edilizi tutte le opere finalizzate a modificare edifici esistenti o a realizzare una nuova costruzione, sia per quanto riguarda gli interventi edilizi legati ad impianti produttivi di beni e servizi, sia per quanto riguarda le residenze private, ma anche altre tipologie di interventi edilizi, come ad esempio l'edilizia cimiteriale, la realizzazione di impianti sportivi e simili. Sono interventi edilizi anche alcune opere che non configurano la realizzazione di un fabbricato in senso stretto, come ad esempio la realizzazione di impianti in agro, la realizzazione di recinzioni, la realizzazione di opere di arredo di aree pertinenziali, ma anche semplici movimenti di terra che comunque modificano in maniera permanente l'assetto del territorio. È importante sottolineare che al di fuori del campo delle attività economiche e produttive di beni e servizi, il SUAPE si occupa di interventi ad iniziativa privata solo quando legati ad un intervento edilizio. Non si occupa di interventi privati non ascrivibili ad attività economiche e produttive diversi dall'intervento edilizio. Quindi non rientrano nella competenza del SUAPE, ad esempio, autorizzazione allo scarico riferite ad immobili residenziali esistenti, scia di prevenzione incendi e relativi rinnovi relative a spazi condominiali come caldaie e autorimesse e ogni altro adempimento non legato ad un intervento edilizio. In questi casi i dubbi nascono perché molto spesso i titoli abilitativi originari sono legati
legati ad un titolo edilizio che viene acquisito per il tramite del SUAPE, ma tutto quello che è successivo e non legato direttamente all'intervento edilizio non è di competenza del SUAPE. Il terzo e ultimo campo di competenza del SUAPE è relativo a manifestazioni ed eventi di carattere culturale, sportivo, musicale o di intrattenimento legate all'esercizio di attività economiche e produttive di beni e servizi. Quindi le manifestazioni temporanee ricadono nella competenza del SUAPE quando sussistono contemporaneamente le due condizioni. Sono legate ad attività economiche e produttive di beni e servizi e per l'esercizio e per la realizzazione di questa manifestazione, di questo evento, è necessario acquisire uno specifico titolo abilitativo, ai sensi normalmente degli articoli 68 e 69 e o 80 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza del vigente TULPS. Negli articoli 3 e 18 delle direttive regionali SUAPE troviamo l'elenco completo di tutti i casi e le fattispecie escluse dalla competenza del SUAPE, tra cui rientrano in particolare alcune tipologie di procedimento ambientale come la VIA, l'AIA, la valutazione di incidenza, la bonifica di siti inquinati, ma anche ad esempio le autorizzazioni sulle aree soggette a vincolo monumentale e archeologico, gli atti che impegnano finanziariamente la pubblica amministrazione, tutto quello che attiene alla pianificazione e gestione del territorio, come l'approvazione di piani, anche se convenzionati, le concessioni minerarie e via dicendo, troviamo l'elenco nel testo delle direttive. Sono sempre esclusi dalla competenza del SUAPE tutti gli interventi di natura pubblica, tutte le attività quindi connesse con l'esercizio di pubblici poteri e sono tali tutti gli interventi posti in essere da soggetti pubblici. Fra i soggetti pubblici sono da annoverare non solo le persone giuridiche di diritto pubblico, quindi gli enti propriamente detti, ma anche le persone giuridiche di diritto privato controllate o partecipate da soggetti pubblici. Ci rientrano quindi anche gli organismi di diritto pubblico, anche se nella forma di ente o società di diritto privato. Le concessioni anche di occupazione di spazio pubblico rientrano normalmente nella competenza del SUAPE, ma bisogna tenere in considerazione il fatto che se per il rilascio della concessione è necessario espletare una procedura ad evidenza pubblica per la selezione fra più candidati, tutta la procedura ad evidenza pubblica viene gestita al di fuori del procedimento SUAPE e preventivamente a questo. Solo il soggetto aggiudicatario potrà quindi presentare la pratica al SUAPE per acquisire la concessione ed eventualmente gli altri titoli abilitativi necessari per l'effettuazione del proprio intervento. Per quanto riguarda le concessioni di spazio pubblico, le direttive prevedono un'eccezione al principio generale, per cui per tutte le concessioni di durata inferiore a 15 giorni o per tutti i casi in cui la concessione di suolo pubblico è l'unico titolo abilitativo da acquisire, come ad esempio capita spesso per la posa di ponteggi per la realizzazione di interventi edilizi o per la sistemazione di tavolini di dehors di pubblici esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande, è il richiedente a poter scegliere se presentare una pratica al SUAPE per acquisire la concessione di suolo pubblico o se rivolgersi direttamente all'ufficio competente. Per quanto riguarda invece i tagli stradali e le manomissioni di spazi pubblici, questi vengono gestiti dal SUAPE, quindi rientrano nella competenza solo se sono richiesti contestualmente al titolo abilitativo per l'intervento edilizio a cui sono accessori. Quindi se io devo realizzare ad esempio un palazzo e devo chiedere la manomissione di suolo pubblico per collegarlo alle reti idriche, fognarie, elettriche, chiederò il titolo abilitativo per la manomissione del suolo pubblico nella stessa pratica SUAPE. Ma se non ho un intervento edilizio e ho solamente una manomissione di suolo pubblico, come per interventi di manutenzione di impianti di sottoservizi, in quel caso chiederò l'autorizzazione per il taglio stradale direttamente all'ufficio competente senza passare per il SUAPE. Le direttive precisano anche che i procedimenti di natura sanzionatoria non rientrano nella competenza del SUAPE. Solo nel caso in cui la sanzione accessoria preveda la revoca definitiva di un titolo abilitativo che è stato conseguito in origine attraverso un procedimento unico, l'ente competente formula una proposta di provvedimento di revoca e la trasmette al SUAPE, il quale entro i 5 giorni lavorativi successivi
emette l'atto che priva di efficacia il titolo abilitativo originario, in maniera del tutto analoga a quanto accade per i provvedimenti interdittivi che vedremo nelle prossime video lezioni.